house and garden, I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Beh, abbiamo voluto dedicare la copertina a due persone, ad un idolo dei miei anni giovanili e tuttora, e ad un comico che rivoluzionò la comicità. Prego. Rivoluzionò la comicità. In Italia, abituati ai sordi, abituati ai Macario, abituati a quelle persone che in bianco e nero si proponevano in TV, ecco che apparì lui per la prima volta. Ne parleremo, Paolo Villaggio, che oggi è deceduto, l'altro è Jim Morrison. 3 luglio 1971, la morte di Jim Morrison a Parigi. 3 luglio 2017, la morte oggi a Roma. Ne parleremo nel corso del giornale. Ben ritrovati, amici e amiche che ci seguite da altri eventi ed in streaming in tutto il mondo. Andiamo con la domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale: bloccare le navi che trasportano clandestini migranti anche senza il permesso dell'Europa. Il 90% è d'accordo. Vi posso dire che abbiamo superato ogni limite di messaggi in questo caso, il 10% non è invece d'accordo. Ma c'è un'altra notizia, insomma, che sta creando dibattito all'interno del mondo politico, perché da una parte è nato il Partito Islamico, tra l'altro che promuove la possibilità di avere più mogli, la possibilità di moschee, l'autorizzazione di pregare durante le ore di lavoro, e di controaltare nasce il partito anti-islamico. Siccome ormai ne abbiamo pochissimi partiti in Italia, no? Arrivano anche questi due, allora. Ecco, voi siete d'accordo sul fatto che in Italia, insomma, nasce da una parte il partito islamico e quello anti-islamico? Siete d'accordo su questa, perché non è, sembra una battuta, ma ieri l'hanno presentato, no? Quello islamico, domani presentano quello anti-islamico. Questa è la domanda, se volete potete rispondere. Tra l'altro, no, lasciamela ancora, scusa. Il partito islamico è voluto da Davide Piccardo, che lancia la sua costituente musulmana, introduzione della poligamia, e magari qualcuno qua può anche dire, a parte che se ne basta uno, amico, può anche dire, vabbè, costruzione di più moschee e permesso di pregare sul luogo di lavoro. Ecco che arriva dunque il partito anti-islam o anti-islamizzazione.
Comunque domani sapremo di più alla conferenza stampa del PAI che si terrà a Milano. A fondare il partito è il giornalista e scrittore 44enne Stefano Cassinelli. Sarà presente in veste di simpatizzante e non di fondatore, come da prima sostenuto, Alessandro Meluzzi, lo psichiatra. Questa è la domanda, se volete potete rispondere. Allora apriamo il nostro giornale. Cadavere scoperto in mare al largo di Lignano. Vediamo cosa è accaduto. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, verosimilmente il corpo di una donna, è stato trovato dagli uomini della capitaneria di porto di Grado al largo di Lignano Sabbiadoro, a circa 2 miglia marine dalla costa, in prossimità della foce del fiume Tagliamento. Il corpo è stato recuperato e portato nelle strutture dell'ospedale di Latisana, dove su indicazione della Procura della Repubblica di Udine verrà effettuata l'autopsia e tutti gli accertamenti necessari per identificarlo e stabilire le cause del decesso. Al momento non è stato possibile neppure attribuire un'età al cadavere, che sicuramente era in acqua ormai da molto tempo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Latisana, che stanno analizzando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi mesi. E ora andiamo invece a Farra di Soligo, in lutto per la morte di un cinquantenne schiacciato dal suo trattore. Non è riuscito a sopravvivere ai traumi provocati da quel trattore con il quale ieri mattina aveva cercato di svolgere alcune mansioni domenicali. Tragedia a Farra di Soligo per la scomparsa del geometra cinquantenne Massimo Canel, vittima di un terribile incidente avvenuto in località Credazzo. L'uomo infatti era a bordo del suo trattore quando improvvisamente, per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge, il mezzo si è rovesciato schiacciando inesorabilmente il cinquantenne. Inutili purtroppo tutti i soccorsi dei medici del SUEM 118. Sul posto dell'incidente sono arrivati anche gli uomini dell'ospedale di Conegliano per compiere tutti gli accertamenti di questo drammatico incidente sul lavoro. Andiamo a Cimolais, scivola per 50 metri in montagna, siamo nelle Dolomiti friulane, i soccorritori salvano lui e il cane. Il soccorso alpino della Valcellina ha eseguito un intervento di recupero di un turista che si era infortunato nel gruppo delle Dolomiti friulane in comune di Cimolais. Un uomo residente a Campi Bisenzio in provincia di Firenze del 1963 stava percorrendo l'anello che dalla Val del Drap passa per la forcella dei cacciatori con il suo cane, quando in corrispondenza di una lingua di neve ad una quota di circa 1800 metri di altitudine è scivolato per una cinquantina di metri andando ad impattare contro le rocce. Fortunatamente sullo stesso itinerario, poco dopo, passavano altri due escursionisti che hanno potuto scendere verso valle fino a trovare un punto in cui agganciare la rete telefonica per chiamare i soccorsi. Diversamente l'uomo avrebbe dovuto trascorrere la notte all'abbiaccio in un punto non molto frequentato, trattandosi di un sentiero alpinistico senza potersi muovere, avendo riportato una probabile frattura ad una caviglia. Sul posto è intervenuto l'elicottero con due tecnici di elisoccorso ed il medico che sono stati vericellati per stabilizzarlo e recuperarlo. Con una seconda vericellata è stato recuperato poco dopo anche il cane. Giovani alcol a Lido di Venezia, un 14enne pensate stramazza al suolo dopo una serata con gli amici, a salvarlo il 118, mentre alcuni amici lo riprendevano con il cellulare. Ha cominciato a sentirsi male e per lui è stato inevitabile il trasporto in ospedale. A Lido di Venezia sabato sera un ragazzino di 14 anni ha dovuto ricorrere alle cure dei medici dopo una serata trascorsa con amici. A causa dell'alcol ingerito è stato vittima di un malore. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze dell'imbarcadero di Santa Margherita. Nei minuti del malore pare inoltre che alcuni amici, al posto di soccorrerlo, si siano prodigati a fare un video come si usa oggigiorno con i telefonini. Ma per fortuna qualcuno ha chiamato il 118 prima che fosse troppo tardi. Il giovane è stato sottoposto a lavanda gastrica da parte dei sanitari del pronto soccorso, che poi ne hanno monitorato le condizioni fisiche per le ore successive.
quindi sono stati avvisati del fatto anche i genitori. Le forze dell'ordine stanno ora indagando su come il 14enne, assieme agli amici, sia riuscito a procurarsi l'alcol. È molto semplice procurarsi l'alcol, dai. Il ragazzino di amico 18enne che entra a prendere l'alcol e presenta la carta d'identità anche qui a Pordenone, insomma, non è che siamo così scemi nel non vedere in questi giorni ragazzini seduti al bar che trincano lo spritz col Campari, no? O con altre i cicchetti uno dietro l'altro, insomma, non è che ce li inventiamo, è che ci dovrebbe essere più severità, con questo più severità. Turista sloveno soccorso sulle montagne friulane dopo una crisi epilettica. Un giovane FM di Semperter Vrtojba in Slovenia è stato preso da convulsioni mentre faceva una gita in montagna con alcuni amici ed è stato soccorso con un elicottero per essere trasportato all'ospedale di Tolmezzo. È sul sentiero principale che dal parcheggio di Grauzaria in Val Aupa conduce al rifugio Grauzaria nelle Alpi Carniche. Gli amici hanno allertato il 112 che ha attivato la stazione CNAS di Moggio Udinese. Secondo la ricostruzione del soccorso alpino, il giovane aveva iniziato a percorrere il sentiero, ma pochi minuti dopo, ad una quota di circa 900 metri, appena passata la sorgente d'acqua, è rimasto preda di convulsioni. Un gruppo di circa 15 tecnici si trova già nella zona per un'esercitazione, il che ha consentito alla squadra di terra di raggiungere tempestivamente e salvare il giovane. Dall'elicottero un tecnico del CNAS si è calato con il varicello assieme al medico. Parliamo ancora di incidenti stradali, questa volta parliamo di quello accaduto ad Eraclea con 7 feriti, di cui 2 bambini in tenera età. Incidente stradale spettacolare all'altezza della rotatoria di Ponte Capitello, al confine tra Eraclea, Caorle e Torre di Mosto, alle 12 di ieri. 7 feriti, tra cui 2 bambini molto piccoli di 15 mesi e 3 anni, sono stati divisi per le cure tra gli ospedali di Portogruaro e San Nonna di Piave dopo l'arrivo di ben 3 ambulanze giunte sul posto. Si è temuto il peggio per tutti, anche se in condizioni più gravi sembrano esserci 2 cittadini moldavi che viaggiavano a velocità sostenuta su una Volvo. Da qui lo scontro con 2 camper e il ferimento di 7 persone in totale. Paura invece ieri pomeriggio a Monfalcone per un guasto ad una cisterna di gas liquido ad un treno merci servizio. È stata autorizzata dai vigili del fuoco poco dopo le 21 di ieri sera la partenza del treno merci 41853 di RTC Rail Traction Company, dal quale nel pomeriggio di ieri è avvenuta una perdita di gas argon liquido, in seguito alla quale è stata evacuata la stazione di Monfalcone. La partenza è stata autorizzata dopo la stabilizzazione della perdita di una valvola del carro ferroviario che trasportava il gas, che non è infiammabile ma è tossico se viene inalato. La circolazione sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste e Udine-Gorizia era stata sospesa ed è poi ripresa molto lentamente, fino alla normalità. I ritardi hanno raggiunto i 150 minuti e hanno riguardato 2 Frecciarossa, 2 Intercity e 9 treni regionali. 4 treni regionali sono stati limitati nelle percorrenze. La fuoriuscita di gas non ha causato, per fortuna, feriti. Rapina questa mattina in una gelateria di Udine. Spaccata nella notte in una gelateria di Paderno, nella periferia nord di Udine, i malviventi con un tombino metallico usato come sfonda vetro si sono introdotti furtivamente all'interno del locale, prelevando quanto possibile. Oltre 150 euro in contanti, i ladri hanno lasciato danni ingenti dopo il loro passaggio. La titolare, svegliata dalla segnalazione fatta da alcuni vicini che hanno notato la vetrina del negozio sventrata. Una volta giunta sul luogo, vista la scena, non gli è rimasto altro che allertare i carabinieri per denunciare il furto. Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutta la scena. Si tratta di 2 persone a volto coperto, giunte e poi scappate in sella a un ciclomotore. Indagini in corso. Rapina pure nell'area di servizio di Zuliano Sud, siamo sull'A23.
Un cittadino polacco è stato derubato ieri pomeriggio mentre stava effettuando il rifornimento di carburante presso l'area di servizio Zuliano Sud sull'autostrada A23 in direzione Palmanova e A4. L'uomo è stato colto di sorpresa dal malvivente che si è intrufolato dalla porta posteriore della vettura afferrando la valigetta. Il polacco, accorto della presenza del soggetto, ha cercato di bloccarlo, ne è nata una colluttazione con la vittima colpita violentemente alla testa con un manganello. Il ladro è fuggito a bordo di un'auto guidata da un complice, mentre per il malcapitato non è rimasto altro che allertare la polizia e i sanitari del 118 per le cure mediche. Sul caso indagano gli agenti della postrada di Palmanova. Andiamo a Budoia, da casalinga a commerciante di sostanze stupefacenti, nella fattispecie marijuana. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Pordenone, a seguito di un'indagine specifica, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un'abitazione di Budoia, occupata da una cittadina spagnola di 50 anni, di fatto casalinga, di origini colombiane. L'attività ha consentito di rinvenire nella casa circa 18 kg di cannabis, in parte ancora in coltura, circa 70 piante e in parte già trasformate in marijuana, pronta per il successivo commercio, nonché oltre 60 semi della stessa pianta, non ancora messi a coltura. Il vivaio casalingo disponeva di molte attrezzature specifiche per la coltivazione al chiuso della cannabis, quali lampade per l'accrescimento delle piante, un sistema di termoregolazione, nonché apparati per la ventilazione e l'umidificazione dell'aria. Tutte le grate di areazione della villetta erano state accuratamente schermate affinché il caratteristico e penetrante odore proveniente dalle piante non si espandesse nel circondario, mettendo in allarme il vicinato. La responsabile è stata tratta in arresto dagli uomini del colonnello Stefano Commentucci per produzione e detenzione ad uso non personale di sostanze stupefacenti. Due pusher nordafricani denunciati invece in quanto smerciavano, o meglio vendevano, droga sulle spiagge a Jesolo. Uno, pensate, era già stato espulso, ma qui in Italia l'espulsione, insomma, è la barzelletta, va di moda la barzelletta. Prego. Droga sulle spiagge a Jesolo, la polizia locale pizzica due pusher intenti a svolgere l'attività illecita. Il bilancio dell'ultima operazione degli uomini del comandante Claudio Vanin è di 3 denunce da altrettanti soggetti nordafricani. Gli agenti della polizia locale, con 2 pattuglie e l'aiuto dell'unità cinofila a Chaos, hanno passato al setaccio soprattutto la zona della stazione degli autobus di Via Equilio, oltre che i tratti di Arenile di Piazza Marconi. Parte dei controlli sono poi continuati anche sul lungomare di Piazza Mazzini fino a Piazza Aurora, la zona più calda. In possesso dei 3 soggetti modiche quantità di cocaina e marijuana. Una di queste persone è stata segnalata alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, mentre le altre 2 sono state denunciate a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei sospetti pusher è stato fotosegnalato nel commissariato locale perché sprovvisto di documenti. Nel corso delle analisi è emerso come nei suoi confronti vi fosse un ordine di allontanamento dal territorio nazionale da parte del questore di Venezia, ancora in corso di validità. Una 15 in totale le persone controllate durante il blitz. Immigrazione sfrenata: dal 2012 ad oggi sono in tutta Europa 2,1 milioni di persone illegali, dato che arriva da Eurostat. Fermi i respingimenti. I numeri sono numeri e parlano come sempre più chiaro che mai. In tema di immigrazione, Eurostat sentenzia come dal 2012 ad oggi il numero di immigrati irregolari siano 2,1 milioni in tutto il continente europeo. Ad oggi di queste persone non si sa nulla, cosa facciano, come vivano e quale futuro abbiano intenzione di intraprendere. Il tutto a fronte di soli 400.000 allontanamenti all'anno, davvero pochi a fronte del numero poc'anzi citato. Il dato che più colpisce è che dal 2012 ad oggi gli sbarchi sono aumentati, mentre proprio i respingimenti sono stati quelli di sempre, circa 500.000 ogni anno.
Tra il 1 gennaio e il 27 giugno di quest'anno, le persone sbarcate sulle coste italiane, secondo i dati del Ministero dell'Interno, sono state 73.380 rispetto alle 64.133 dello stesso periodo del 2016. Il picco si è avuto finora a maggio con 22.978 sbarchi. Allora, andiamo con un altro servizio, sono due servizi, no? Immigrazione sfrenata e ora c'è immigrazione sempre al 2012 in poi. Immigrazione però in Veneto. Si cercano le caserme, pensate, spunta anche l'ipotesi hub a Porto Gruaro e intanto gli arrivi proseguono. In Veneto in meno di due settimane arriveranno in totale 1.400 migranti e la necessità di trovare loro spazio è più impellente che mai. Le soluzioni sono difficili da adottare in un territorio che è già saturo nelle strutture pubbliche, ma che potrebbe maggiormente collaborare, stando ai piani della prefettura, attraverso le strutture private. Già perché sono pochi, per esempio nel veneziano, i comuni che accolgono in base al cosiddetto riparto di un migrante per ogni 1.000 abitanti. Quindi, gioco forza, si riempiono le strutture che già sono sature, come la caserma di Cona, dove protestano persino gli stessi richiedenti asilo, stanchi di nuovi arrivi. Ma si cercano anche nuove realtà. Nelle scorse ore, infatti, è filtrata un'indiscrezione di stampa sulla possibilità di allestire un centro di accoglienza nel porto gruarese attraverso una caserma inutilizzata. Una soluzione che i sindaci del territorio hanno declinato proprio per la presenza di realtà in disuso da troppo tempo. Sarebbe un hub temporaneo in attesa di smistare i migranti grazie all'accoglienza diffusa. Quando dicono temporaneo ho sempre qualche timore. Io mi ricordo che alla caserma Monti dovevano arrivare massimo una trentina. Sono già 100 erotti, per non parlare dei 40 che sono fuori. Voi andate per i vari parchi a Pordenone nelle ore pomeridiane, c'era veramente da mettersi le mani sui capelli. Non sto scherzando, veramente da mettersi le mani sui capelli. Gente stravaccata sulle panchine, senza scarpe, gente per terra, cioè una cosa ignobile, ignobile. E continuano ad arrivare, e continuano ad arrivare. Allora andiamo, questo significa che la politica non c'è. Non c'è una politica forte, non c'è una politica dove, insomma, devono andare dalla Germania e dalla Francia per trovare l'accordo. Piazzi le navi militari attorno. Qual è il problema? Veneto. Sì, Fabiano Barbisan, nel Porto Gruarese un possibile hub, un centro di accoglienza, magari in una caserma militare. Lei che sensazioni, che impressioni, che notizie può darci in merito? Beh, innanzitutto ho sentito il sindaco senatore oggi un paio di ore fa e non c'è nessun arrivo qua imminente perché non ci sono gli spazi per mettere questa gente come era già l'anno scorso e come è adesso. Caserma. A Teglio c'è la caserma che però è del comune ed è distrutta, disfatta, è in disuso. Se serve l'agibilità, là non si può mettere. Se poi vogliono creare la Guantanamo, vogliono creare, per dire un termine, se vogliono creare recinti, allora tutti i posti sono liberi, perché qua abbiamo un governo che non sa cosa fare, non sa più cosa pensare per mettere del disordine su dei territori appunto che sono ordinati, che sono il fiore all'occhiello dello Stato. La Capitò potrebbe avere dei La punti. Capitò ha dentro i militari, vogliamo metterci assieme dei, non so, degli immigrati, cioè, questa non è gente che viene qua perché ha bisogno di lavorare, come sappiamo bene, già detto più volte, è gente che viene qua per occupare spazi, per cercare, poi si vedono a spasso per le città e creano disordine sociale, vivono a sbaffo di tanti italiani che viceversa sono in difficoltà nel tirare avanti. Quindi non ci sono le strutture al momento? Qua al momento non ci sono le strutture. Se poi lo Stato intende farle, intende fare
che so, appunto, chiamiamoli come vogliamo, io mi rifiuto anche di mettere in campo nomi o termini, ma dei luoghi, dei posti dove accogliere questa gente si prenderanno la responsabilità. Bene. Una zona turistica, una zona storica, Concordia Sagittaria, bene, Porto Gruaro, queste sono le situazioni. Grazie Fabiano Barbisan, linea che può tornare a Pordenone. È arrivato, traffico permettendo, a Udine, il segretario regionale della Destra in Friulenza, Giulio Pezzetta, prego. Sì, ci ha raggiunto il segretario della Destra in Friuli Venezia Giulia, Ernesto Pezzetta. Abbiamo sentito se Atene piange, Sparta non ride in tema immigrati, no? Beh, guardi, un episodio proprio recentissimo di stamattina, no? Mi ha raggiunto una telefonata di un mio amico esasperato, il quale mi diceva: mi succede questo e questo, anche nei mercatino che si svolge adiacente al Parco del Cormor il sabato, si sono effettuati furti, rapine, cose. Oggi al comune di Udine c'erano in 15 di loro che non sapevano da che parte girarsi per poter fare la richiesta del rinnovo della carta d'identità che era stata rubata assieme ai viveri. Cioè, voglio dire, non solo documenti, soldi, eccetera, eccetera, i viveri di sostentamento, quindi le uova, la verdura. Siamo arrivati a questo punto, quindi chi si esagera, no, dicendo che la sicurezza non è più un problema, questa è la sicurezza che si trova a Udine alle ore 9:30 di mattina. Senta, 30 quindi... secondi Pezzetta per chiudere, un assessore della giunta ONS l'ha detto che questo è un assist per la destra, lei cosa risponde sul fatto di questi nuovi ma arrivi? Guardi, potrebbe anche essere che facendo vedere questa dimostrazione di inefficienza da parte loro che pensano di scaricare su altri sia un assist a nostro favore. Di fatto non è che ci faccia piacere assumere questa posizione. Ok, grazie al nostro ospite, linea Pordenone, direttore. E c'è ora Bollino Rossi, parla dello Ius Soli. Cari amici di Telepordenone, buonasera. Ius soli, letteralmente diritto del suolo. È quell'istituto giuridico che consente a chi nasce in un determinato paese di acquisire la cittadinanza. Possedere la cittadinanza italiana, per esempio, significa godere del pieno riconoscimento dei diritti civili e politici previsti dall'ordinamento della nostra Repubblica, il diritto di voto, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto alla pensione e così via. Era inevitabile che porre al centro del dibattito politico un tema così scottante e delicato avrebbe inevitabilmente provocato polemiche a non finire tra partiti favorevoli e contrari. Tutto, come sempre, si è risolto in risse verbali, se non anche fisiche, come è accaduto nell'aula del Senato ad opera di alcuni esponenti del Carroccio. Ma proviamo a ragionare serenamente. Non c'è dubbio, e lo abbiamo più volte ribadito anche da questi schermi, che il fenomeno immigratorio deve essere affrontato con maggiore energia. Con un'Europa totalmente assente, l'Italia si trova da sola ad affrontare un'emergenza umanitaria senza precedenti, che rischia nel tempo di alterare gli equilibri sociali ed economici del Paese. E se non arriveranno risposte concrete dall'Unione, è giusto chiudere i porti alle navi straniere e che ognuno balli con sua zia. Ciò detto, il diritto del suolo rappresenta un istituto di civiltà che è giusto riconoscere, purché esso sia il risultato di un percorso di riconoscimento e di accettazione delle leggi e delle regole dello Stato ospitante.
Non serve solo nascere per avere il diritto di cittadinanza, serve che i genitori di quei bambini nati qui abbiano dimostrato nei fatti di volersi riconoscere nello Stato che li ha accolti, imparando per esempio la nostra lingua, rispettando le nostre leggi, integrandosi socialmente e culturalmente. Un principio che, come qualcuno ha opportunamente proposto, potrebbe e dovrebbe essere regolato in ambito europeo. Lo Ius Soli può dunque diventare uno strumento importantissimo per favorire una reciprocità di interessi. Non può essere una concessione a scatola chiusa. E come sempre c'è il risvolto della medaglia. Ricorderete che in una puntata di qualche tempo fa ricordavamo quei giovani islamici morti tragicamente per la sola colpa di volersi contaminare con i loro coetanei italiani. A quei ragazzi dovremmo riconoscere, anche se in forma postuma, la cittadinanza onoraria. In alto i cuori! Poi si sentono italiani, no? Però poi magari il fratello viene condannato a 2 anni perché violentava 2 ragazzine sorelle e le picchiava violentemente perché si vestivano all'occidentale. E allora quello, la cittadinanza italiana, non è la donna, ma nemmeno se nasce 342.720 volte in Italia. Cioè tutte le donne che arrivano adesso incinta con le navi, no? Sono già 1.000, sono tutte ius soli. Non esiste, assolutamente no, è una cosa veramente ignobile. Solamente gli Stati Uniti hanno questo, ma gli Stati Uniti avevano un territorio piuttosto ampio. Nemmeno in Francia esiste lo ius soli come vorrebbero qui in Italia taluni. Ma del resto guardate cosa sta nascendo in Italia. La domanda è molto semplice: in Italia sta nascendo il Partito Islamico. Davide Piccardo lancia la sua costituente musulmana, lo ha lanciato ieri. Il programma: introduzione della poligamia, costruzione di più moschee e permesso di pregare sul luogo del lavoro. E domani nascerà il partito. Se mi dai la domanda forse riusciamo a capirci meglio, perché altrimenti domanda di, faccio i segni Braille. Oh. In Italia nasce il partito islamico e quello antislamico che sarà presentato domani. Siamo veramente alla contrapposizione. Non ci sono troppi partiti in Italia, dico, anche Piccardo. Ma è così. La differenza, vedete, a me fa una rabbia tremenda. La differenza che tanti pensano, no? La moschea, la Boldrini. Boldrini, io non vedo l'ora che arrivi il 2018 perché se ne vada a casa, che se ne torni in Africa a curare gli interessi che ha in Africa e che non stia qua a curare invece le piattole che girano da quelle parti. Allora, non hanno capito la differenza tra l'Islam, no? E quando dicono, ma anche loro è giusto che abbiano la Chiesa. A parte che c'è la reciprocità, ma ha detto questo, nella chiesa o nel tempio ebraico, quello che conduce la preghiera non è che poi, oddio, ci sono alcuni preti nelle chiese che fanno politica, su questo non c'è dubbio, ma la maggioranza non fa politica. Mentre nel mondo islamico il mutfi o l'imam, o quello che è, diciamo, addetto alla preghiera, poi dà le direttive per come comportarsi anche, diciamo, non esiste il laico, va di pari passo religione e Stato, vanno di pari passo. Direte sì, ma in Marocco no, in Turchia sì, comincerete a vedere nei prossimi mesi cosa accadrà in Turchia, stanno chiudendo seminari, chiese, stanno tutte passando sotto l'ala governativa, in particolare è gestita dal premier Erdogan, questo per farvi capire la differenza. Allora Elisio Grizzo, la lascio nelle mani di Alberto Commisso, stia attento. Allora Grizzo, ripartiamo proprio da questo ius soli, un suo giudizio innanzitutto, ius soli sì, ius soli no, ma soprattutto questi nuovi partiti islamico e contro islamico. Allora, intanto parliamo, hanno motivo di esistere. Ius soli, il diritto al suolo, se ci fosse la reciprocità a livello mondiale forse potremmo anche cominciare a pensarci, ma considerato che soprattutto nei paesi dove noi veniamo
travolti dalle persone che arrivano qui, perché la maggior parte degli islamici, ad esempio, intendono portare qui quella che è la loro religione, il loro modo di vivere, la loro modalità di, come si diceva prima nel Partito Islamico, di avere delle regole che noi non abbiamo. Né voglio neanche adottare, quindi è chiaro che per me e per tutti quelli del mio movimento, soprattutto per la Lega Nord, eccetera, Ius Solis vuol dire no, vuol dire noi non accetteremo mai che un bambino, che per tanto bambino e dolce che possa essere, quando nasce qui, perché ormai arrivano milioni, siamo invasi, se dovessero nascere tutti questi bambini e dar loro riconoscimento solo perché sono nati qui, credo che stravolgeremmo le regole del vivere civile anche in Italia. Perché io personalmente non accetterò mai le regole islamiche. Oltretutto, questo è il paese che ha fatto mio papà, mio nonno e tutti quelli che sono stati gli italiani che a costo della vita hanno costruito quello che noi oggi godiamo. Credo che sia giusto dire che nella mia terra vorrei essere ancora padrone a casa mia di fare le cose migliori che penso di fare per dare sì un possibile futuro ai miei figli, dare sì un benessere economico a quelli che poi potrebbero essere i miei nipoti, ma soprattutto di conservare quelle che sono le regole della millenaria civiltà cristiana che la preghiera degli alpini proprio l'altro giorno ha recitato in una grande kermesse che abbiamo fatto a Pordenone, dove oltre 1500 persone hanno dichiarato che probabilmente essere italiani vuol dire essere anche persone che sono nate qui, che hanno formato delle leggi e potremmo anche accettare gli altri, ma nella misura in cui, scusatemi. Grazie a voi. Grazie ancora. Ricercato da mezza Europa, trascorreva le vacanze pacificamente e beatamente a Bibione. In vacanza a Bibione, in tranquillità, non si accorge che il sistema in dotazione alle forze dell'ordine italiane rintraccia però tutti coloro che hanno carichi pendenti. È stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bibione, diretti dal maresciallo Di Silvio, GY, 42 anni, rintracciato dalle autorità del suo paese, la Bulgaria. La magistratura bulgara ha spiccato un mandato di cattura internazionale per i reati commessi nell'ambito di furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi interventi che hanno visto protagonisti oggi i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone. Nel pomeriggio in via delle Caserme in città due squadre sono intervenute per soccorrere una novantenne che si era chiusa a chiave nella propria mansarda. Non è stato necessario l'intervento dell'autoscala comunque sul posto, queste sono le immagini che abbiamo raccolto oggi, poiché a fornire le chiavi d'ingresso ai pompieri è stata una vicina. I vigili del fuoco invece di San Vito sono intervenuti per una fuga di gas avvertita a Mussons di Mossano al Tagliamento e che ha tenuto in apprensione l'intero abitato. I residenti hanno a lungo avvertito un sibilo. Sempre a proposito di gas, i pompieri hanno operato insieme al personale giunto da Trieste a Villanova di Pordenone per una bombola GPL con la valvola difettosa. Lei è sicuro di questo servizio, Alberto Comisso? Al 100%, lo testimoniano anche le immagini. Parliamo di topi, di Pantegane, sa, dopo non vorrei che il sindaco si arrabbiasse, che sa che poi quel sindaco lì già è un sindaco un po'... però quando è una donna, e sa che le donne quando puntano un uomo, o è per ucciderlo o è per sposarlo, non c'è una via di mezzo. Si prende le responsabilità, so, e su, come papà sempre. È lui che la fa. Io sono un bambino appena nato, ho cercato di dissuaderlo, ho detto, ma no, mettiamo più Pantegane, lui... Guardate cosa accade a Cusano di Zoppola, due vie in balia dei topi. Le immagini ci state inviate da un nostro telespettatore, lo conosce lei? No? È tutto preordinato, prego. Siamo invasi dai ratti, non ne possiamo più. Protestano i residenti di via Broili e via Cassini nella frazione di Cusano di Zoppola per una situazione che perdura da anni. Qualcuno sostiene che da tre lustri che i topi minano la sicurezza dei residenti e soprattutto quella dei bambini, almeno una decina, che utilizzano quotidianamente il vicino parco giochi. Tutta colpa del fosso che costeggia la strada, non intubato, che con il tempo è diventato una vera e propria tana per i ratti che all'imbrunire escono e scorazzano ovunque. I residenti esasperati hanno contattato il CAPOI, dal quale tuttavia non hanno ricevuto alcuna rassicurazione.
Topi e odori nauseabondi, che si manifestano soprattutto nelle giornate calde, sono due costanti con le quali da anni gli abitanti sono costretti a convivere. Abbiamo promosso una raccolta firme, presentandola in comune ed interessato l'ASL del Friuli Occidentale, precisa un residente, ma il problema rimane e la situazione rischia di degenerare. Siamo tutti preoccupati, soprattutto per i nostri figli, che potrebbero contrarre da un momento all'altro la leptospirosi, la grave malattia batterica trasmessa dai roditori. Al di là del fosso c'è un parco giochi molto frequentato a tutte le ore del giorno, specialmente in estate, e non è un'immagine edificante vedere i topi scorazzare indisturbati sotto i nostri occhi. Ora gli abitanti pretendono che chi di dovere si faccia carico del problema e lo risolva. I tempi delle promesse sono ormai passati. Topi. Toponi, sindaco. Toponi. Allora, il sindaco, oltre che a tagliare i nastri, ad arrabbiarsi, mandi qualcuno a disinfestare la zona. Senta un amico, mandi qualcuno, perché poi alla fine i cittadini hanno ragione, poi a rivolgersi al cattivo di turno che è lui. Sono topponi lunghi 2 metri. Dopo non dica che non lo sapeva, li avevamo fatto vedere, giusto? L'Italia piange la scomparsa di Paolo Villaggio e con lui se ne va un punto di riferimento per la comicità di intere generazioni. Nella copertina avevo messo due personaggi che hanno comunque fatto sì che mi innamorassi, tra virgolette. Jim Morrison è un mito su tutti per me. E il 3 luglio, come oggi, del 1971, moriva in una vasca da bagno a Parigi. È sepolto a Père Lachaise, c'è addirittura una stradina con scritto Hotel Jim Morrison, e prima c'era anche la statua, c'era la sua testa, dove sono arrivati milioni da tutto il mondo, solo che a forza di grattare questa testa l'hanno dovuta portare via, perché altrimenti spariva del tutto. E lì lasciano questi giovani che arrivano da tutto il mondo, giovani e meno giovani ovviamente, a Père Lachaise. E quindi nel 71 muore Jim Morrison, oggi muore Paolo Villaggio. Il servizio. A darne notizie al mondo intero è stata questa mattina la figlia Elisabetta con un post su Facebook. Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare. L'Italia intera piange Paolo Villaggio, attore, paroliere, scrittore, autore, scomparso a Roma questa mattina attorno alle 6 all'interno della clinica Capitolina Paideia, dove da giorni si trovava ricoverato. Aveva 84 anni, nato a Genova, è stato il punto di riferimento per intere generazioni tra grande schermo, piccolo schermo, radio e TV. È stato il precursore della rottura con la vecchia comicità e la nascita della nuova commedia all'italiana. I suoi personaggi sono entrati nell'immaginario collettivo. Basti pensare al ragionier Fantozzi o alla famosa nuvola di Fantozzi a simboleggiare il bel tempo che non arrivava mai. A Venezia nel 1992, primo tra tutti i suoi colleghi comici, ricevette anche il premio Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. A deciderlo fu Gillo Pontecorvo, allora direttore della Kermesse. I funerali di Paolo Villaggio, in cerimonia laica, sono fissati per giovedì presso la Casa del Cinema a Roma, mercoledì invece la Camera Ardente in Campidoglio. Allora, ci fu un momento in cui, ci fu un momento che il Friuli insorse contro Paolo Villaggio. Insorse perché, scusa, ti do questo numero, prova a vedere se è il numero esatto, fammi una cortesia, va, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Il libro era Mi dichi, prontuario comico della lingua italiana. E nella sua verve, diciamo così, andò contro determinate regioni, cioè dipinse gli abitanti di quelle regioni come persone particolari, sardi, altoatesini e pure i friulani. Tant'è che la regione Friuli Venezia Giulia, allora era il presidente Renzo Tondo, pensava di querelare Paolo Villaggio. Cosa aveva scritto?
villaggio. I friulani, per motivi alcolici, non sono mai riusciti a esprimersi in italiano. Parlano ancora una lingua fossile impressionante. Hanno un alito come se al mattino avessero bevuto una tazza di cacca. E l'abitudine di ruttare violentemente. Ovviamente queste frasi furono sottolineate dai... Io stesso feci un servizio senza togliere nulla alla comicità irriverente di Villaggio, senza togliere nulla allo scrittore, al regista, all'attore, però in quel momento lì secondo me travalicò il tutto e la Regione Friuli Venezia Giulia pensò con Tondo di querelarlo. Allora, Paolo Villaggio è stato un grande, comunque, graffiante, dissacrante, spesso esagerato, ma gli artisti dobbiamo concedere qualche licenza. Così il presidente del gruppo di autonomia responsabile in Consiglio regionale, Tondo, nello svelare un retroscena inatteso. Allora, come presidente della regione, spiega Tondo, ho ricevuto sollecitazioni per valutare un'eventuale azione legale dopo quelle parole, ma mi sono imposto di non assecondare l'istinto, ho atteso e col senno di poi sono convinto di aver scelto bene. La bufera era scoppiata da poche ore quando ho ricevuto la telefonata di Paolo Villaggio. Era sinceramente dispiaciuto. Abbiamo parlato per qualche minuto e ho scelto di tendere la mano piuttosto che agitare il pugno. Il popolo friulano si è sempre distinto per onestà e serietà e penso con quell'atteggiamento di aver dimostrato quanto i friulani sappiano essere signorili nella loro semplicità. Ho un grandissimo rispetto per Paolo Villaggio, non mi improvviso biografo né mi metto ad analizzare la profondità di alcuni messaggi che ha saputo lanciare. Preferisco ricordarlo come un grande del nostro cinema e ringraziarlo per quello che ha regalato a tutti, friulani compresi. È mancato invece il dottor Ruggero Zane, primario anestesista dell'ospedale Santa Maria degli Angeli fino al 1980. Assieme al professor Della Bernardina fu il fondatore dell'associazione volontari ospedalieri AVO, una delle più importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario. Ne hanno il triste annuncio, la moglie Elvezia, il figlio Alessandro, la nuora Manuela, la nipote Adriana e i parenti tutti. Funerali che si terranno dopodomani, mercoledì alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Rorai Grande, dove la salma giungerà all'obitorio del cimitero di Rorai Grande. Santo Rosario che verrà recitato domani alle 20:45 nella chiesa medesima. Steve Tomasin, chi è? È arrivato da Casarsa, da San Giovanni di Casarsa in provincia di Pordenone ed è stato il primo della fila dal Parco Ferrari di Modena, dove si è tenuto il grande concerto di Vasco Rossi. Da più di un mese ha aspettato in coda che si fossero aperti i cancelli di Modena Park per questo mega concerto. Ecco cosa ha detto il collega della Repubblica. L'ho piegato. Questo è il biglietto del primo della coda. Tu sei il primo della coda? Sì, dal 29 maggio sono qua. 29 maggio. Da solo? Ma da solo, poi sono arrivati amici, comunque sì. E che avete fatto? Quanti giorni sono? 30, 31. Cioè da un mese che sei qua? Da un mese che sono qua. Abbiamo dormito in tenda, dormito nel parco, dormito nell'altro parco, dormito in coda, dormito in fila e adesso siamo dormiti qua per il concerto. Ieri abbiamo fatto il soundcheck, quindi abbiamo finito quasi l'avventura. Però sei il primo della coda? Primo ad arrivare a Modena e primo anche della coda, ovviamente. Come hai fatto per metterti un mese in coda? Un mese, semplicemente mi sono appena laureato e quindi in giurisprudenza e quindi mi sono fatto il mio viaggio di laurea qua a Modena Park. Vasco Rossi regalo di laurea? Vasco Rossi regalo di laurea, sperando di vederlo proprio in prima fila sotto l'asta del microfono. Perché vale la pena fare queste pazzie per Vasco? Perché in prima fila, vedere il concerto in prima fila davanti a 220.000 persone comunque rimarrà nella storia e guardarlo in faccia, negli occhi, quando canta è una cosa indescrivibile, per forza. È tutta un'altra cosa vederlo da davanti. Da dove arrivi? Io, provincia di Pordenone, Friuli. Ormai è quasi fatto, cioè anche i segni della bronzatura della maglietta. Sì, da muratore, perché ci sono stati giorni che bruciava troppo il sole, quindi sì, sono stati una settimana d'inferno proprio, però ci riparavamo sotto gli alberi, quindi meno male ce la siamo cavata. Quante volte l'hai visto Vasco dal vivo? Una trentina, anche più. Ho fatto anche tanti tour, molte date di tanti tour, quindi... Ma lo faresti per qualcun altro o solo per Vasco? No, solo per Vasco.
Poi invece il nostro Steve non è stato il primo a varcare il cancello, perché? Perché era andato in bagno, mi pare, o al bar, non mi ricordo, pensando che i cancelli, come mi hanno detto, aprissero alle 6 del mattino, e invece hanno aperto alle 9, alle 21. E quindi è rimasto spiazzato, e la prima persona che è riuscita ad entrare è stato un ragazzo di Domodossola. Ma per farvi capire che cosa mi viene da sorridere, cosa resta del mega evento di Vasco Rossi al Modena Park? Voi sapete che c'erano rifiuti dappertutto, ma non solo rifiuti. Sapete cosa hanno raccolto? Adesso vi faccio vedere. 230.000 fans del cantante sono stati trovati a terra. 111 smartphone, 3 tablet, 1200 mazzi di chiavi, 670 paia di occhiali, 120 confezioni di preservativi, e vabbè, un Rolex Submarine, 51 carte di credito, 170 scarpe, un pigiama da uomo, 2 stampelle, è stato il miracolo, cioè quando è arrivato Vasco Rossi ha avuto via le stampelle, cioè, è una cosa incredibile, 29 felpe, 60 reggiseni, tutte si sono messe con questo Rewind, tutte da lanciarlo, poi 2 materassini gonfiabili, oltre 2.000 euro in contanti divisi in diversi portafogli, una confezione, non sto scherzando, di 12 assorbenti per adulti incontinenti, cioè incredibile, 33 sacchi a pelo, una statuetta in legno di Padre Pio, che forse per me era vicina a quella che aveva le stampelle, perché è tutto una conseguenza, ma poi 28 sex toys, adesso ditemi voi cosa servono 28 sex toys, un numero incalcolabile di cappellini, bandane, polsiere, calzettini, cioè incredibile. Questo è stato anche il concerto di Vasco Rossi, ma non senti che Rolex ti sta cadendo, cioè, posso immaginare in quel momento lì particolare. Allora parliamo della borsa della spesa per aiutare i terremotati. Fino al 30 settembre in tutto il Friuli Venezia Giulia, se fate degli acquisti in uno dei punti vendita di Eurospar, Interspar o Despar e acquistate questo tipo di borsa di plastica per i vostri acquisti, beh, contribuirete alla ricostruzione della scuola di Sarnano in provincia di Macerata. È una scuola dell'infanzia che è stata dichiarata inagibile, è stata abbattuta dopo il terremoto nell'Italia centrale. Noi, il Friuli Venezia Giulia, quel Friuli Venezia Giulia che ricorda, non dimentica, la sta ricostruendo. Tutti i giorni potete verificare l'avanzamento dei lavori e potete anche controllare quanti soldi stiamo raccogliendo. Quindi grazie a questo gruppo e grazie a ciascuno di voi. Allora, sei di Pordenone Sé, associazione culturale, con Centro Anch'io, associazione sviluppo e territorio, ha organizzato un evento a Pordenone, a sostegno dell'associazione Il Nostro Pane Quotidiano Pordenone, organizzazione di volontariato Onlus. E cosa è stato organizzato? Allora, succede che c'è stata già una prima, e che anzi una seconda edizione, chapeau, di questa cena in Codara Maggiore, Corso Vittorio Emanuele, che diventa una location, eccola qui la foto, particolare, dove si trovano famiglie, dove si trovano persone che oltre che aiutare il prossimo hanno la fortuna di cenare in questa contrada maggiore. Doveva il tutto svolgersi la settimana prossima, poi il maltempo ha fatto sì di aver portato il tutto a venerdì 7 luglio dalle 19.30 in poi. Alessandro Darè, sei di Pordenone Sé, associazione culturale, Andrea Malacart, associazione sviluppo e territorio. Con chi vuole iniziare, Alberto Comisso? Con Darè, per ovviamente commentare questa manifestazione che ritorna, ma soprattutto l'obiettivo di quest'anno, oltre alla cultura e oltre alla promozione del territorio e alla beneficenza, qual è? Ma allora, questo ormai si sta caratterizzando come l'evento tipico della nostra associazione culturale. L'abbiamo costruito in questi 3 anni, ha 2 finalità sostanzialmente. Uno, far riscoprire il cuore di Pordenone. Noi siamo innamorati tutti di Pordenone, questo è il nostro scopo, e quindi far vivere in un modo un po' diverso e suggestivo il centro storico. Quest'anno poi, tra l'altro,
faremo una cosa molto carina, cioè ogni tavolo sarà nominato con nome del palazzo, avrà una breve descrizione, quindi anche un'occasione proprio per scoprire anche storicamente che cos'è Pordenone. E poi, siccome coinvolgiamo comunque un discreto numero di persone e ogni anno, tra l'altro con una rotazione, anche gente nuova, comunque di sensibilizzare rispetto a qualcosa di interessante, di positivo rispetto al territorio. Quest'anno, che prospettiva avete in termini numerici per quest'anno? Ma noi l'anno scorso più o meno, adesso vado a memoria, abbiamo fatto 350 compreso i bambini, una cosa di questo tipo. Quest'anno è da capire che cosa succederà con il rinvio dal 29 al 7 di luglio, perché abbiamo sicuramente perso una quarantina, cinquantina di iscritti, perché c'è un periodo di ferie ovviamente. Però insomma c'è molto movimento ancora, quindi noi nella misura in cui siamo sopra i 250, 300 siamo contentissimi perché abbiamo raggiunto l'obiettivo. Hai l'obiettivo insomma. Esatto. Pane quotidiano. Ecco, la cosa interessante è quella, noi ogni anno scegliamo diciamo un momento di solidarietà, quest'anno abbiamo scelto il nostro pane quotidiano, che è questo gruppo di persone di Pordenone che fa comunità, questo abbiamo scritto su Facebook, perché in realtà loro hanno questa cartoleria solidale, raccolgono quindi materiale per darlo ai ragazzini che non hanno le possibilità economiche per comprarsi il corredo scolastico, quindi i quaderni e quant'altro, e tra l'altro d'accordo ed intesa con loro abbiamo scelto di non chiedere soldi alle persone, la cena ha un costo molto importante anche di logistica e comunque il prezzo che noi facciamo è molto più basso del costo della cena, e quindi abbiamo chiesto alle persone di portare quaderni, grembiuli tenuti in buono stato e quant'altro. Per chi non si potrà organizzare, perché possiamo immaginare che uno magari arriva trafelato il venerdì e non ha fatto tempo a comprare il quaderno, abbiamo fatto questa cosa carina, ci sarà la cartoleria Ellero, che è un simbolo della contrada perché è un negozio assolutamente storico, che ha dei prezzi assolutamente di costo, per chi vorrà metterà a disposizione dei quaderni, se non la prima, una delle prime cartolerie. Esatto. E devo dire la verità che ha accettato con piacere, pur non essendo su Facebook neppure loro, quindi insomma, e quindi c'è questa duplice valenza di far riscoprire Pordenone, far amare Pordenone, fare comunque qualcosa di buono e far conoscere qualcosa di buono, perché il progetto del nostro pane quotidiano fanno quello, poi fanno lo scambio dei libri, fanno un sacco di cose. Assolutamente meritoria. E tenete presente, mi permetto di dire solo questo, gliel'avevamo già chiesto l'anno scorso, non si sentivano pronti perché non erano un numero piccolo di persone, quindi avevano paura anche dell'impatto mediatico. Ah, e quindi veramente quindi persone se lo meritano tutto. Se lo meritano. Prego. Ecco. Ma la carta invece, la vostra collaborazione in cosa consisterà? Beh, la nostra collaborazione, diciamo che la collaborazione con Sei di Pordenone SE è un tutt'uno, cioè fin dall'inizio abbiamo lavorato insieme, con molto entusiasmo, siamo cresciuti insieme e stiamo facendo un ottimo lavoro. Quest'anno la compagine si allarga di ulteriori attori pordenonesi e l'angolo dei bambini sarà curato da Melarancia, un altro nome storico di Pordenone, un nome professionale, e quindi faranno l'animazione per i bambini, quindi chi vuole venire può stare tranquillo, anche se c'ha i bambini non ha bisogno di cercare babysitter o sistemazioni, perché i bambini sono ben accetti e avranno il loro posto dedicato per stare bene. Se vogliamo dire per l'iscrizione, sì, ecco, la ultima domanda questa, per aderire come? Allora, per aderire seguiteci sulla pagina Facebook o sull'evento, ma oppure dove trovate il modo di iscrizione, il menu, ricordo che c'è il menu tradizionale, vegano, gluten free e quant'altro. E potete iscrivervi o online mandando una mail col modulo e facendo bonifico, oppure nei nostri luoghi storici, che sono il negozio L'Aquilone di Morena in Corso Vittorio e Complemento Oggetto da Sara Furlan, che sono diciamo in centro, e quindi è più facile, vi iscrivete direttamente. Bene, allora venerdì dalle 19:30 in poi questa ulteriore iniziativa che vedrà Pordenone al centro delle attenzioni, pensiamo a livello regionale. Grazie ancora a lei, grazie ancora a Malacart. Intanto ragazzi, qua tra una pioggia e il sole non si riesce bene a capire, è un po' una cosa altalenante. Ci dicono però che da mercoledì, giovedì arriverà il caldo africano, io mi fido dell'Osmer, e quindi Marcellino Salvador può dire se questo è vero o è errato. Prego Marcellino. Buonasera. Beh, effettivamente il tempo è molto altalenante, lo vediamo in questi giorni, anche oggi una giornata con prevalenza di sole, temperature massime a sfiorare 30 gradi, e poi questa sera di nuovo dei rovesci, dei temporali, in particolare uno direi tra la zona tra Spilimbergo e Udine e Codroipo, questo un po' più importante della giornata, per il resto sono state piogge. Ciao. Per quanto riguarda la giornata di domani, c'è ancora un po' di aria fresca in quota, che è quella che oggi ha innescato questi temporali,
e che anche domani potrebbe determinare nel pomeriggio qualche rovescio temporale in montagna e che verso sera potrebbe poi raggiungere localmente la pianura. Il contesto sarà ancora però di prevalenza di bel tempo, con sole durante la giornata e temperature che ritorneranno verso i 28-29 gradi nel pomeriggio in pianura e sulla costa intorno ai 26. Con la giornata di mercoledì, come appunto accennavi prima, arriva l'anticiclone o comincia ad arrivare di nuovo l'anticiclone nordafricano, per cui le temperature massime si portano verso i 30-31 gradi, questo per quanto riguarda la pianura, sulla costa c'è sempre qualche grado in meno, prevalenza ovviamente di sole e possibilità di temporali solo legate al pomeriggio e in montagna, e questo varrà anche per giovedì. Giovedì le temperature supereranno abbondantemente i 30 gradi, andremo verso probabilmente i 32-33, quindi sta per arrivare una nuova ondata di caldo, ma per il momento sembra una cosa abbastanza normale, come ci si aspetta ovviamente a luglio, dopo le abbondanti piogge che abbiamo avuto in questi giorni. Praticamente piove quasi ogni giorno, specialmente per quanto riguarda la provincia di Pordenone, abbiamo assistito a ben poche sere in cui non abbia piovuto nell'ultima settimana. Buona serata a tutti. Grazie, Maggio Salvatore. Allora, 50 anni fa veniva approvata la provincia di Pordenone. Il 13 luglio del 2017 si ricorderà nella sala convegni della Camera di Commercio, con la presenza dei soggetti istituzionali, si ricorderà quel momento. Una cosa veramente incredibile, se pensate che 50 anni fa fu il 13 luglio la Camera licenziare il tutto e poi il Senato subito a febbraio, se non vado errato, il 22 febbraio. Tutto questo grazie a Storia, Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone, è un comitato spontaneo dei cittadini. Abbiamo qui il docente universitario e presidente di Storia, Gruppo Storici Limes, il professor Guglielmo Cevolin. Ricordare una cosa che ce l'hanno portata via è una cosa, però è giusto ricordare. Le date sono esatte, quelle indicate da Gigi, e soprattutto abbiamo avuto l'appoggio della Camera di Commercio, del Presidente Pavan, e la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di avviare queste celebrazioni per l'anniversario, per ricordare il 13 luglio e il 22 di febbraio, quando i due rami del Parlamento hanno approvato la Costituzione della nostra provincia. L'idea è quella, il 17 luglio, lunedì 17 luglio alle 20.30, di costituire presso la Camera di Commercio un comitato per questi festeggiamenti, mentre il 25 di settembre fare un convegno con le categorie economiche, con gli ex presidenti della provincia, sia Ciriani, magari chiedendogli di fare qualcosa sul sociale, chiedendo a Alberto Rossi, invece ex presidente sempre della provincia, di parlare della provincia del terremoto, De Anna, la provincia e le grandi opere, Gonano, la provincia e la cultura, quindi coinvolgendo gli ex presidenti della provincia, i sindaci dei comuni di Maniago, di Spilimbergo, di San Vito, di Sacile, e quindi i comuni più grandi, le categorie economiche, quindi industria, commercio, artigianato, quindi un po' tutti, vedere un po' che cosa ricordano di questi 50 anni, qual è stato il ruolo della provincia, che cosa di buono ha fatto la provincia in questi 50 anni, ricordando anche questi momenti di 50 anni fa nei quali c'erano anche dei festeggiamenti, perché il 13 luglio, descrive Giuseppe Aragogna, per esempio, che ha scritto un po' su questo argomento, che c'erano la banda che sfilava per le strade di Pordenone e c'erano dei festeggiamenti per l'attenzione che la Camera e il Senato avevano dedicato alla nostra provincia sotto la spinta delle categorie economiche. Grazie, quindi, grazie, ne parleremo ancora con Guglielmo Cevolin, docente universitario e presidente di Limes. Si unisce domani invece alle 15 nel Palazzo della Regione in via Sabbadini, il Consiglio di Autonomie Locali. All'ordine del giorno, innanzitutto, l'elezione del presidente del CAL. Andiamo a Udine. Passato il temporale, c'è da capire se arriva il sereno per quanto riguarda le Uti, Zanin.
Ma mi sembra che le condizioni stanno sempre virando verso il peggio, nel senso che tutte le funzioni che sono state in qualche modo delegate funzionano malissimo, perché le UTI non si sono completate, ci sono ancora oltre 55 comuni fuori, altri minacciano di uscire, ma la cosa grave è che i servizi fondamentali per i cittadini, penso al sociale, penso alla polizia municipale, penso anche alla gestione del bilancio dei singoli comuni, trovano grossissime difficoltà perché c'è una carenza di personale, perché queste nuove strutture, che sono nuovi organismi voluti da Serracchiani Panontin, non decollano e non si organizzano, con ricadute negative per i nostri cittadini. Quindi no UTI, bisogna comunque combatterle e pensare a qualcosa di diverso da proporre nelle prossime elezioni regionali. Senta, adesso è arrivato Ziberna alla guida del comune di Gorizia. Ziberna ha detto prima delle elezioni che a lui le UTI non piacciono, però intanto la presidenza l'ha presa. Ma diciamo che certamente ci vuole un percorso per in qualche modo uscire, come ha fatto Monfalcone, Bertiolo e anche Paolari. Io sono abbastanza fiducioso che anche Gorizia, specialmente Trieste, vedendo che queste cose non funzionano, questi due sindaci, Ziberna e Di Piazza, penseranno sinceramente, anche in maniera abbastanza decisa, a uscire, penso entro la fine dell'anno. Insomma, entro la fine dell'anno succederà che anche Trieste e anche Pordenone uscirà. Boh, Pordenone non ho notizie, però sì, notizie su Trieste sono abbastanza, diciamo così, dei rumors positivi che dovrebbero uscire, ma comunque a prescindere da chi esca e chi non esca, il fronte compatto di questi oltre 50 sindaci che hanno combattuto questa riforma per la difesa della propria comunità le ha fatte fallire, perché sotto gli occhi di tutti questa riforma non va da nessuna parte, fa solo danni ai cittadini. Grazie Piero Mauro Zanin per l'intervento, la linea torna a Pordenone, al direttore. Mentre l'esercito iracheno assieme agli alleati conquista Mosul sbaragliando l'ISIS, tornano alla nostra memoria quanto questi terroristi hanno fatto a Palmira, con l'uccisione tra l'altro del direttore del museo che voleva difendere le opere. Ebbene, Palmira arriva ad Aquileia, l'inaugurazione quest'oggi. Il progetto Archeologia Ferita va avanti qui ad Aquileia, che ha veramente recuperato centralità, visibilità, è il terzo appuntamento, si tratta dei volti di Palmira, una città ferita, un'umanità ferita, e grazie ad Aquileia non soltanto diventa un luogo del ricordo e della memoria, ma anche della protezione di un patrimonio di tutta l'umanità. Qui lo ricordiamo, ma allo stesso tempo possiamo vederlo, guardarlo e pensare che avrà un futuro. Diplomatico forse è troppo dire, ma però lavorare sui temi che uniscono e lavorare mandando dei messaggi chiari e semplici all'opinione pubblica per far capire quello che Aquileia ha significato e quello che Aquileia può significare oggi e domani, credo sia una delle funzioni della Fondazione e ci stiamo lavorando con molto impegno. Tra l'altro, lavorando sul progetto Archeologia Ferita, veniamo a contatto con molti paesi in cui l'Italia ha una posizione particolarissima, è stata o è ancora il primo partner commerciale, è stata certamente con molti paesi dell'area il primo partner culturale, dunque scavando per costruire delle mostre si riscoprono dei filoni nuovi e impensati su cui continuare a fare altre cose. E questa è un'attività che si sta rivelando particolarmente ricca e fertile. Continuiamo a ricevere in maniera crescente in questi ultimi mesi delle proposte di collaborazione da singoli stati o dalle istituzioni europee dell'UNESCO. A Pordenone andiamo in via Pontigna, perché mercoledì verrà inaugurato il nuovo punto decentrato del comune per il quartiere di Rorai Cappuccini. A disposizione dei residenti, servizi demografici, certificati, poliziotto di quartiere e infermiere di quartiere. E non solo questo, il sindaco. Beh, replicheremo e rafforzeremo l'esperimento che è partito a Torre, quindi di avvicinare i servizi comunali al cittadino. Significa che in via Pontinia, quindi in un contesto tra l'altro di case ATER, sistemeremo un ufficio per i servizi demografici, carte d'identità e altri documenti, l'infermiere volontario, quindi la possibilità di avere un primo soccorso, diciamo così, alcune prestazioni o consulenze gratuite all'interno di questo servizio. Ci sarà il vigile di quartiere, quindi una figura a cui noi affidiamo molte le nostre speranze e invitiamo che ci
cittadini a rivelare eventuali situazioni, poi sarà il vigile a chiamare la polizia e informare chi di dovere, però di utilizzarlo bene. Ci sarà l'assistente sociale per seguire quelli che sono i casi che spesso sfuggono al nostro occhio, quindi magari situazioni critiche, violenza oppure casi di disagio, di marginalità a cui ci si potrà rivolgere, oltre a quelle che sono già seguite, e poi introdurremo anche il patronato, quindi la possibilità per le persone anziane e non solo anziane di fare una serie di pratiche dal punto di vista previdenziale, assistenziale, anche questa in forma gratuita. Tutto questo si unirà poi ad una presenza maggiore anche della parte politica, quindi della Giunta che sta girando i quartieri, cosa che stiamo già facendo, anche spostare nei quartieri i mercati, almeno una parte, e poi anche le attività culturali, cosa che proseguirà e si robustirà, perché l'idea è quella di pensare agli anziani che non si possono muovere e a persone che magari non hanno il gusto di poter vivere il loro pezzo di città senza necessariamente venire in centro. Quindi non città intesa come centro storico, ma città intesa come decentramento nei quartieri. Assolutamente, il centro è il nostro salotto, il nostro biglietto da visita, sì. Quindi va curato. Però è chiaro non che dimenticare. È certo che il centro magari è la parte più bella, ma è quella meno vissuta, meno abitata. La gente vive, risiede nei quartieri, quindi è nostro compito, abbiamo promesso portare questi servizi. La sfida maggiore sarà poi quella di rivedere, non è una cosa che si farà subito, ma abbiamo 4 anni davanti, anche il trasporto pubblico locale, cioè fare in modo che non ci sia più una circolare ma una raggiera che consenta di muoversi più agevolmente e con meno tempo dal centro verso la periferia. Lui è un consigliere comunale, capogruppo tra altre cose di maggioranza proprio a Pordenone, Mattia Tiralli. Abbiamo sentito nuovi servizi, rinascono soprattutto i quartieri, ma in un anno di consiglio, Mattia, cosa ricorda maggiormente e quali sono soprattutto i passaggi che farete da qui in avanti? Buonasera a tutti. A livello personale sicuramente è stato un anno di grande formazione, estremamente importante e interessante, non avendo mai fatto politica fino a un anno e mezzo fa. E sentivamo adesso il sindaco, non solo il grande lavoro, il grande attivismo del sindaco Ciriani e della sua giunta al di fuori del Consiglio Comunale. Le giunte itineranti sono state un'idea che era all'interno del programma elettorale, che sono state portate, realizzate in questo primo anno, ed è un'idea geniale, un progetto che si sta realizzando, si sta concretizzando, che è fondamentale perché il contatto vero, io ne ho viste parecchie, il contatto vero che si realizza, che si proprio materializza tra i nostri governanti, i governanti della città e i cittadini in quelle situazioni è una cosa estremamente positiva. All'interno invece del Consiglio Comunale, l'attivismo della Giunta ha portato questo Consiglio a fare 21 consigli comunali, abbiamo fatto 21 consigli comunali, il 21esimo sarà lunedì prossimo, dove approveremo gli equilibri di bilancio. Negli ultimi 3 mesi, vice direttore, abbiamo fatto praticamente un consiglio a settimana, approvando e riformando una serie di norme, tra cui il regolamento edilizio nella parte relativa ai orsi esterni dei bar e ristoranti, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di polizia urbana che entrerà in vigore a metà di agosto, il consuntivo 2016, il quarto bilancio in un anno con altre 2 variazioni di bilancio, e anche nell'ultimo consiglio il mandato alla vendita convenzionata con gli altri comuni, se vorranno aderire con noi, alle quote ATAP. Quindi questo ci serve per cosa? Ci serve poi per approvare, no? Questo è stato il primo anno di rodaggio. I prossimi 3 anni saranno gli anni delle opere pubbliche, che inizieranno già quest'estate e andranno avanti. Cosa importante che ha detto il sindaco, e qua poi finisco, l'ultimo anno non si vedrà l'inizio di nuovi cantieri, l'ultimo di mandato. Le cosiddette opere a tirabotti, esatto, no? Quindi adesso è il momento di iniziare i cantieri, che poi si protrarranno per i prossimi 3 anni, poi andranno chiaramente avanti anche magari l'ultimo anno e gli anni successivi, però non vedremo iniziare cantieri l'ultimo anno. Questa è una cosa che secondo me la reputo molto importante, una cosa che è stata detta dal sindaco anche in una di queste ultime giunte itineranti, ed è importante. Bene. Assolutamente. Grazie. Grazie. Parliamo di contributi alle imprese con le dichiarazioni del vicepresidente Sergio Bolzonello. Secondo round rispetto ai fondi del PORFES, quindi fondi europei a cui vanno aggiunti alcuni fondi regionali,
per le nostre imprese. Dopo la prima tornata di bandi che si è conclusa con le graduatorie qualche mese fa, in cui sono stati impegnati oltre 150 milioni di euro rispetto ai 200 e oltre del programma europeo, oggi vengono aperti i secondi bandi, sempre innovazione, ricerca, infrastrutturazione sia dal punto di vista dell'ICT che dal punto di vista dei beni strumentali, quindi un altro grande pacchetto che viene aperto e con cui andremo poi a chiudere tutta quella che è la programmazione europea. Cristiano Pizzo, CIS Friuli Occidentale. Pizzo, parliamo di riforma unitaria per riformare il fisco, la posizione della CISL qual è? Sì, la posizione della CISL è abbastanza nota da tempo, ma la vera novità è che forse riusciamo a fare una piattaforma comune insieme a CGIL e UIL, e questa cosa è emersa al 18° congresso nazionale della CISL, al quale ho partecipato la settimana scorsa. Vi hanno partecipato circa 2000 tra delegati e invitati, hanno partecipato i segretari di CGIL e UIL, ma soprattutto tantissime associazioni e tanti ministri dell'attuale governo, a partire dal Presidente del Consiglio Gentiloni. La cosa importante è che proprio lì è emersa questa volontà di mettere mano una volta per tutte al fisco nella sua complessità e non piccole riforme che poi sostanzialmente non spostano il problema. E questo deve partire assolutamente dal rimettere al centro di tutto il lavoro, lasciando, speriamo, questo è l'obiettivo, da parte invece la finanza. Quindi tagli alle tasse delle buste paga dei lavoratori, tagli alle tasse delle pensioni di tanta gente che ha lavorato una vita, e adesso speriamo che la piattaforma possa essere presentata in tempi rapidi. Tempi rapidi significa, almeno nelle nostre intenzioni, riuscire con la prossima legge di bilancio 2018 a vedere un importante passo avanti proprio in merito al fisco. La cosa importante è che sembra che questa sensazione, questa volontà unisca tutti, associazioni, sindacati, governo, e speriamo che la volontà si traduca pragmaticamente in un risultato importante per lavoratori e pensionati. E speriamo che alla fine tutti risultino essere d'accordo verso, diciamo così, una base solida sulla quale si possa poi cominciare a lavorare. Ce lo auguriamo. Grazie. E allora noi andiamo nel Veneto, dove parleremo di grandi navi, assieme all'ospite Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. La prima parte viene chiusa appunto dal nostro ospite. Poi ovviamente avremo la borsa, il break e le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto. Linea al Veneto, grazie. Sì, con Daniele Minotto, grandi navi, perché a Venezia insomma è ormai di attualità il divieto del transito di fronte a San Marco. Come categoria qual è, diciamo così, il termometro della situazione, il sentore, questi giganti del mare che finalmente, direbbe qualcuno, non passano più di fronte al cuore pulsante della capitale lagunare? Ma allora, se dobbiamo parlare come categoria, noi non siamo riusciti a prendere una posizione chiara, siamo diciamo spaccati un po' al 50%, perché oggettivamente ci si pone un primo problema, che è quello che se queste compagnie dovessero andare via, il rischio di perdita di posti di lavoro per la città è di circa 5.000 operatori, quindi comunque in un periodo dove non è facile riconvertire il personale sicuramente c'è un problema di tipo sociale. L'altra è quella che oggettivamente, essendo Venezia un hub per molti hotel, è anche vero che magari la prima o l'ultima notte la passano in albergo. Quindi abbiamo una parte della nostra categoria che vorrebbe che non ci fossero, una parte, circa il 50%, che la vede come un'opportunità. Quindi è, tra virgolette, spaccata, nel senso che c'è un bel dibattito. Sì, in questo momento c'è un dibattito ormai che si protrae da qualche anno. Ovvio è che quello che si chiede, come un pochino tutto, quello che deve esserci una gestione di flussi. Il problema principale è che c'è un peso molto forte sul passaggio delle grandi navi. Io non entro nel merito ovviamente dal punto di vista ecologico, dal punto di vista di rischi che non so quali possono essere, ci sono degli esperti che dicono che se ne corrono, in altri meno, che potrebbero danneggiare la città. Ma solo sul fatto che oggettivamente nel momento in cui abbiamo magari 5 navi che sono in porto,
vuol dire che abbiamo un 10-15 mila persone che incombono sulla città, certo. E quindi tutte quante assieme, più o meno incanalate con le stesse vestiti, stesso modo, sembra che se uno vede la città a fine settimana, sembra che l'unico tipo di turista sia quello delle grandi navi. Assolutamente, invece sappiamo bene che a Venezia non è così. Assolutamente, non sono, però è la quantità tutta quanta assieme, certo, che avviene, che incombe sulla città. Chiaro. Chiaro, sì, voleva finire. No, però appunto è un'opportunità comunque come settore che va comunque valutata e tenuta in considerazione tutti gli aspetti, compresi gli interessi che hanno le compagnie e quelli che sono della città e del lavoro, e con la sicurezza che vengono utilizzati nel modo corretto. Bene, ci torneremo anche su questo tema. Grazie a Daniele Minotto per essere stato con noi. Linea subito alla regia Pordenone. Piazza Affari e le borse europee aprono questa prima seduta della settimana, del mese del nuovo semestre, in territorio positivo, dopo i ribassi di venerdì scorso. Complice anche l'andamento positivo del listino di Tokyo, che ha chiuso con segno più, grazie anche al dato sulla fiducia delle grandi imprese manifatturiere, salito al livello più alto degli ultimi 3 anni. In questa seduta il FTSE MIB ha chiuso con il più 2,11% e invece l'All Share con il più 1,89%. Ritrovati dunque, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto. Saluto subito Marco Orioles, nostro sociologo. Parleremo di Islam e di immigrazione a Udine, insomma qualche filo doppio che unisce questa situazione, ma chiaramente la copertina è dedicata alle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Parleremo anche all'interno di questo telegiornale di alcune manifestazioni che sono svolte nel weekend. Quello che avete visto è soltanto un assaggio di quello che poi potrete andare a vedere nel completo nel corso dei blitz friulani all'interno della trasmissione Domenica non è sempre domenica, di domenica prossima, proprio a 8 luglio su TPN. Dunque potrete ammirare, insomma, questo servizio dedicato proprio alla salvaguardia della tradizione, quando si vuol portare i giovani a proseguire quello che i vecchi hanno fatto, quello che è il solco. Si va a rischio di perdere le tradizioni, si va a rischio che questa globalizzazione cancelli un po' tutto, e anche le tradizioni storico-culturali delle valli del Natisone sono a rischio estinzione. Allora qualche bravo personaggio, qualche brava persona che fino a oggi ha portato avanti, ma a causa l'età non può continuare, giustamente ha cominciato a coinvolgere i giovani. Non è detto che devono essere per forza delle valli del Natisone, possono essere anche personaggi che arrivano addirittura dalla cosiddetta bassa Italia e non solo, ma ripeto, ne scoprirete di più nel corso dei blitz friulani in programma l'8 luglio su TPN. Mercoledì invece 5 luglio saranno chiuse la strada statale 13 Pontebana e la A23 per il disinnesco di ordigni bellici. Due bombe di aereo di 1000 libre della Seconda Guerra Mondiale trovate sul greto del Fella in località Peraria tra Chiusaforte e Resiutta. Il disinnesco è stato programmato in 2 giornate distinte, evacuazione dalla popolazione per un raggio di 500 metri nella zona rossa. Il prefetto di Udine nel frattempo, con un'ordinanza del 30 giugno, ha disposto per il 5 luglio dalle 10 fino al termine delle operazioni, presumibilmente poco prima di mezzogiorno, lo sgombero nonché l'interdizione all'accesso e alla circolazione di persone e di veicoli di ogni tipo nei tratti di strada interessati. Allora, la A23, carreggiata sud verso Udine, è uscita obbligatoria al casello di Pontebba, con divieto di transito poi verso Carnia. Carreggiata nord, invece, è uscita obbligatoria al casello di Carnia Amaro, al chilometro 59, ad eccezione dei veicoli superiori ai 7,5 tonnellate, per i quali il divieto vige dal chilometro 66. Sulla statale 13, invece, divieto di transito in comune di Chiusaforte,
chiusa al traffico anche la strada comunale Moggio Udinese Roveredo e la ciclovia FVG 1 Alpe Adria, che è il vecchio tracciato della ferrovia Pontebana, divieto di transito dall'abitato di Resiutta a Villanova di Chiusaforte. I carabinieri della stazione di Maiano, coadiuvati dai colleghi di San Daniele, a seguito delle denunce di furto all'interno di un negozio commerciale del posto, sporte dalla proprietaria, hanno attivato servizi mirati che hanno permesso di cogliere in flagranza quattro giovani residenti in provincia di Udine. Uno di essi aveva lavorato in passato nell'esercizio commerciale, oltre ad essere in possesso di una copia, pensate, delle chiavi d'ingresso, conosceva anche i codici per disattivare il sistema d'allarme. I quattro sono stati sorpresi nell'atto di asportare dal registratore di cassa 400 euro circa. Due di essi sono stati tratti in arresto, gli altri deferiti in stato di libertà per l'ipotesi di reato di furto continuato e aggravato in concorso. Interventi invece di pavimentazione sul ponte del fiume Isonzo lungo l'autostrada A34, Gorizia-Villesse, in corso da oggi fino alle 4 del mattino di sabato 8 luglio. Per consentire i lavori sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Gradisca di Isonzo e l'autoporto di Gorizia in direzione del capoluogo del Friuli Orientale. Il traffico scorrerà quindi in doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta in direzione Villesse. Ci sarà dunque il senso unico alternato. Allora, dicevamo in apertura del telegiornale che oggi daremo molto spazio alle tradizioni, avete visto la copertina. Allora, partiamo dal primo servizio, perché oggi in provincia è stato siglato un importante accordo tra l'ente Confcommercio Udine, sezione alberghi o settore alberghiero, e la Patrie dal Friuli servizio. Un souvenir in marilinga ai turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della provincia di Udine. È la nuova iniziativa frutto della collaborazione tra l'amministrazione provinciale nell'ambito del progetto Terra dei Patriarchi, Confcommercio Udine e la Patria dal Friul. Ed è proprio lo storico mensile friulano, il cadeau offerto agli ospiti accompagnato da un messaggio di benvenuto in francese, tedesco ed inglese, in cui si mettono in rilievo le bellezze del paesaggio e le eccellenze dell'enogastronomia, un patrimonio reso ancora più unico da una lingua, quella friulana, espressione di tre culture europee, quella latina, quella germanica e quella slava, importante elemento identitario di una terra speciale. A seguire la firma della convenzione che concede alla CLAP Cultural Patrie dal Friul 10.000 euro per la stampa e la diffusione delle copie della rivista alle strutture ricettive sulla base di 500 nuovi abbonamenti sottoscritti con decorrenza a luglio 2017 e validità fino a giugno 2018. E adesso ci spostiamo a Malborghetto, perché anche in quella bellissima località della Val Canale o della Val Bruna si è svolta una giornata di festa. Noi eravamo lì, insomma, una gita domenicale non costa nulla, si fa un giretto, già che c'eravamo abbiamo fatto anche questo breve servizio con la Presidente. Presidente, grande iniziativa, no? Anche quest'anno è andata in porto, una due giorni che ha coinvolto tutto il territorio della Val Bruna, insomma la particolarità di questa perla del Friuli. Beh, la particolarità è sicuramente i nostri prodotti che abbiamo. Cerchiamo di ampliarci proponendo anche vini particolari di altre aziende vinicole, portandole qua nel nostro paese che sta crescendo, si sta evolvendo nel turismo pian piano. Qua a Malborghetto ormai si stanno facendo manifestazioni ogni fine settimana e la gente ormai ci conosce, la gente è contenta di venire a Malborghetto e per me è veramente un onore. E sono veramente fiero del mio paese, dei miei ragazzi e di tutti i commercianti che collaborano ogni giorno, perché alla fine è ogni giorno una collaborazione tra tutti noi. Senta, una volta si diceva il plevan di Malborghetto, no? il plevan di Malborghetto è una bravissima persona che ci sopporta quando facciamo le manifestazioni, perché disturbiamo ogni tanto la Santa Messa, però fa sempre parte della nostra comunità e comunque cerca di capire e collabora, insomma, più che può. Insomma, i prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, adesso ormai, prossima settimana c'è ancora qua un torneo a Malborghetto femminile, dopodiché ci spostiamo comunque nel Tarvisiano, il prossimo weekend abbiamo la sagra del Tarvisio Basso, dopodiché avremo la sagra di Cocao e a fine mese la sagra dei nostri vicini e nonché molto
ormai sono, fanno parte di Malborghetto, a Govizia, dove collaboriamo e tra noi andiamo d'accordissimo, e anche grazie a loro che noi qua a Malborghetto come comune cresciamo insieme ai ragazzi di Valbruna, che loro hanno esattamente il primo weekend di agosto la loro sagra che si sviluppa come qua a Malborghetto nelle vie del paese. Il gruppo televisivo ha a disposizione alcuni posti per ambo sessi, settore commerciale, per le zone di Pordenone, Udine e Veneto. Interessati o interessate potranno telefonare allo 0434 55 24 44 negli orari ufficio. Andiamo a chiudere con Marco Rioles, che ci ha raggiunto come sempre in studio per parlare di quello che succede, caso Islam e non solo, insomma, scazzottate notturne lungo le vie del centro di Udine. Insomma, Orioles, non per usare un disco rotto che ormai non riesce più a dare musica, ma cosa sta succedendo in questo agglomerato della lontana provincia dell'Impero? Sta succedendo che la gente non ne può più. Io basta consultare le bacheche Facebook dei nostri amici friulani e udinesi in particolare per vedere documentati episodi sgradevoli di degrado. Io sono restivo a usare termini come invasione, però è ovvio che c'è un problema di ordine pubblico, di tranquillità, di serenità, di convivenza nella città di Udine, e io credo che questo sia uno degli argomenti che si dovranno intavolare nelle prossime elezioni comunali per risolvere un problema che assilla i cittadini. Il problema della sicurezza non va mai sottovalutato, è un bene primario, certo, che dovrebbe essere indisponibile, e invece vediamo che è alla mercé. Al pubblico, come si dice, al pubblico dominio. Senta, la comunità invece islamica friulana come sta reagendo? Cioè, che presa di posizione ha nei confronti magari di questi atti di teppismo? Usiamo un termine molto noto e che va di moda da queste parti. Ecco, come si sta comportando la comunità islamica? No, la comunità islamica per il momento è apolitica e non partecipa al dibattito pubblico, sostanzialmente è disinteressata. Questo è un male, perché dovrebbe essere interesse anche loro quello di avere una città vivibile. D'altronde è la città anche loro in cui hanno scelto di vivere, però le circostanze sono tali per cui non sentiamo ancora una voce islamica nel dibattito pubblico e nella vita politica che possa offrire un contributo costruttivo alla risoluzione dei problemi che assillano la cittadinanza. Senta, ma questa comunità sta sempre più crescendo, no? Cresce anche a seguito dei nuovi arrivi temporanei, se poi si riveleranno tali lo sapremo presto, e anche per dinamiche demografiche interne, perché in fin dei conti ci sono tante famiglie, nuclei familiari insediati da anni che hanno i loro figli, questi figli alla loro volta crescono e hanno i loro figli, per cui oramai stiamo superando in provincia, in regione, dicevo, nell'intera regione, le 30.000 unità su 100.000 cittadini stranieri residenti in regione. È un livello tale da porsi il problema appunto dell'integrazione, perché della regolamentazione anche delle attività che si svolgono nei loro luoghi di culto, non chiamiamoli moschee, ma moschee non sono, ecco, perché almeno da un punto di vista architettonico. È un problema irrisolto quello dell'Islam, ci sono in corso trattative a livello nazionale tra le associazioni islamiche e lo Stato e il governo per arrivare alla famosa intesa con lo Stato per una regolamentazione del culto islamico in Italia, però la strada è ancora lunga perché non si trovano
rappresentanti veri, autentici, ci sono lotte intestine all'interno delle varie comunità islamiche per essere i rappresentanti, gli interlocutori dello Stato, per cui è un problema che si risolverà nel lungo termine. A dividis, direbbe qualcuno. Grazie Marco Rioles per il suo intervento, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, break pubblicitario e poi come sempre le ultimissime dai colleghi del Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto, subito con la cronaca e partiamo dai fatti della Grenfell Tower di Londra, perché è ufficiale il corpo di Gloria Trevisan, la 27enne di Campo San Piero, partita assieme al fidanzato Marco Gottardi, 28 anni, di Sastino di Livenza. È stato il corpo della ragazza ufficialmente ritrovato. La tragedia, ricordiamolo, dei due fidanzati scomparsi lo scorso 14 giugno nell'incendio al mega grattacielo londinese, aveva commosso l'Italia intera ma anche il Veneto orientale, che ha seguito la vicenda con grande commozione. A dar la notizia del ritrovamento del corpo della 27enne è stato l'avvocato della famiglia di Gloria Trevisan, che ha precisato come la stessa famiglia sia stata contattata dalla Farnesina il 23 giugno scorso per la comunicazione del riconoscimento del corpo avvenuto tramite le impronte dentarie. Ora si cercherà ovviamente di recuperare il corpo anche del fidanzato per poi far rientrare in Italia le salme. Sono 37 invece le scuole del Veneto, statali e paritarie, che stanno per ricevere il contributo regionale per le spese sostenute di messa in sicurezza. La giunta regionale, su proposta dell'assessore, ha ripartito le risorse disponibili nel bilancio di quest'anno per la sistemazione degli edifici scolastici, 1.368.685 euro, privilegiando gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza. Delle 180 domande presentate si sono aggiudicate il contributo regionale 23 scuole statali e 14 istituti paritari, per un totale di 392.270 euro. Anche per quest'estate 2017 andiamo sulle spiagge. Venne riaperto il presidio estivo dei carabinieri di Rosolina Mare. La stazione dei militari dell'arma temporanea, attiva da luglio a settembre, verrà retta dal maresciallo capo Vito Ronzo Castellano, effettivo alla stazione di Taglio Po. Come registrato in passato, il presidio dei carabinieri, gerarchicamente alle dipendenze della compagnia di Adria, rappresenta uno strumento di controllo del territorio nonché di prossimità in favore dei cittadini, ma anche di tutti quei turisti che popolano la nota località rodigina. Pedemontana Veneta, si procede ai pagamenti degli indennizzi, ma vediamo qual è il punto di una delle più importanti infrastrutture italiane in costruzione. Sentiamo. Continuano i pagamenti degli acconti sulle indennità ed indennizi per espropri della superstrada Pedemontana Veneta relativi agli accordi bonari raggiunti. A darne notizia è la Regione. Dalla primavera di quest'anno, infatti, sono ripresi i pagamenti con tranche che hanno ricompreso il saldo di aprile per 7.394.000 euro e quello di maggio per 6.340.000 euro. Venerdì scorso il concessionario ha disposto in banca il pagamento di un'ulteriore tranche, quella relativa al mese di giugno, per un importo pari a 10.097.000 euro. Come nelle volte precedenti, i saldi sono stati disposti partendo dagli accordi più datati, con attenzione per le situazioni più particolari. Il terzo atto convenzionale prevede infatti per tutti gli accordi già stipulati entro il 29 maggio 2017 il saldo degli acconti dovuti entro la fine di quest'anno, da dilazionare nei restanti mesi per un importo complessivo di circa 55 milioni di euro. Continua pertanto la positiva ripresa dei lavori e dei pagamenti per il completamento dell'opera infrastrutturale veneta, tra le più importanti d'Italia.
Importante donazione, ci trasferiamo nella Marca per un valore di 50.000 euro fatta dal gruppo Vega al reparto di pediatria dell'ospedale Caffoncello di Treviso. 11 monitor multiparametrici, 6 bilance per più fasce d'età, un'apparecchiatura per la rilevazione delle vene superficiali dei siti venosi tramite venipuntura con specifico supporto, ma anche 3 termometri timpanici per il rilevamento della temperatura corporea. Il tutto per un valore, come ho detto, di 50.000 euro. Il nostro gruppo televisivo invece ha a disposizione alcuni posti per ambo sessi nel settore commerciale per le zone di Pordenone, Udine e Veneto. Interessati o interessate potranno telefonare al numero che vedete in sovraimpressione 0434 55 2444 in orario d'ufficio. Sorprese invece per i turisti che a Verona affollano la Casa di Giulietta. Sotto al celebre balcone infatti staziona in questi giorni un'equipe di restauratori alle prese con complessi macchinari per i collaudi statici e la verifica dello stato di conservazione del monumento dopo 700 anni di usura. Sono i test tecnico-scientifici in vista del restauro gratuito del veronese da parte della società Tecnored, proprio insomma una società locale relativa proprio all'intervento in questa tipologia operativa che verrà svolta nella città appunto di Romeo e Giulietta. Spettacolare invece incidente questo pomeriggio ad Annone Veneto, ci trasferiamo in Veneto orientale appunto lungo la Postumia nei pressi del semaforo che conduce alla località del Porto Gurarese. Un uomo al volante di una Renault di colore bianco, residente nella Marca Trevigiana, è uscito di strada terminando la corsa all'interno di un negozio sfitto situato sul lato destro della carreggiata. Per lui non ci sono state gravi conseguenze fisiche. Sul posto rilievi di legge la polizia locale, la Renault di colore grigio, rettifichiamo, ovviamente finita all'interno del negozio sfitto. A Sastino invece in centro storico si moltiplicano gli atti di vandalismo. Alcuni residenti infatti hanno segnalato anche nelle ultime ore alle nostre forze dell'ordine alcuni ragazzi che di sera, probabilmente per vincere la noia, prendono a calci i cassonetti utilizzati dai sastinesi per la raccolta differenziata. La protesta si è allargata anche sui social, cresce l'indignazione generale per questa tipologia di vandalismo sicuramente da condannare. Restiamo sempre a Sastino perché il parroco contesta, pensate, i regali sull'altare. Allora cerchiamo di capirne di più nel servizio del collega Rosario Padovano. La chiesa non è un mercato, dura presa di posizione di Don Alberto Arcicasa, parroco esorcista di origini pordenonesi. Da poco più di un anno ha segnato a Sastino contro le persone che regalano oggetti ai piedi dell'altare in chiesa. Di recente sono stati trovati fogliettini con preghiere a Santa Rita, persino la torta di Padre Pio e le preghiere degli angeli. Don Arcicasa, sacerdote che non le manda a dire ad alcuno, dal bollettino parrocchiale ha biasimato queste pratiche e lanciato i suoi strali contro la superstizione. Tutto quello che verrà lasciato in chiesa senza autorizzazione alcuna sarà gettato via, ha detto il presule. La chiesa non è una vetrina di scambio. Caorle, l'isola pedonale dalle ore 20 alle ore 24 è stata prorogata in via della Serenissima e via Roma fino al 31 agosto 2017. In tale fascia oraria non è possibile sostare in entrambi i lati, a discrezione degli operatori. Le strade interessate dalla ZTL pedonale possono essere riaperte, già accaduto in condizioni di maltempo, lo rende noto in una nota il comune. Lungomare delle Stelle, arrivo spettacolare in quel di Jesolo di Bebevio, la cerimonia di intitolazione di un tratto di arenile avverrà domani martedì 4 luglio alle ore 16.30, sarà un arrivo spettacolare quello di Bebevio nella nota località dell'Alto Adriatico, dove le sarà intitolato un tratto di lungomare nell'ambito dell'evento Lungomare delle Stelle
L'evento appunto allo stabilimento Nemo Beach alle ore 16.30, è qui che la grande campionessa paralimpica di Rio 2017 arriverà con un mezzo di trasporto molto particolare e di sicuro impatto. Al momento tutto è ancora top secret per un'iniziativa che non mancherà di lasciare il pubblico a bocca aperta. Jesolo intanto è tutto pronto per accogliere l'atleta per una giornata che per lei e per tutti sarà di grande festa, prevista la presenza di molte autorità, compresi i vertici del Comitato Italiano Paralimpico. Chiudiamo con il calcio, non è un addio al miele quello di Luca Toni dal Verona, anzi l'ex attaccante dell'Italia, campione del mondo nel 2006 a Berlino, chiarisce in maniera nitida i motivi che lo hanno indotto a divorziare dal Verona del presidente amico Maurizio Setti. Il direttore sportivo mi ha detto: qui comando io, qui decido tutto io, ha detto Luca Toni in un'intervista, e ho capito che per me non c'era motivo di continuare, ha messo tra l'altro in una lunga conferenza stampa nella quale ha motivato il suo addio alla squadra scaligera che lascia dopo tre stagioni da giocatore e una anche da dirigente. Ho trovato davanti a me un muro e mi sono sentito ferito e certe cose non me le ha dette, che ne so, dice un Rummenigge, un addio ricco di veleni e di giudizi che da qui a diversi giorni faranno sicuramente discutere. La promozione di quest'anno, ha concluso Luca Toni, non è un'impresa, la vera impresa è stata quella della SPAL. Queste le parole del campione emiliano in una conferenza stampa dopo appunto il suo addio all'Hellas Verona. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Si chiude anche il telegiornale di Telepordenone dal Veneto. Linea subito alle nostre previsioni del tempo. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Martedì, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso su rilievi e zone limitrofe. Precipitazioni. Fino a metà giornata assenti, dal pomeriggio probabilità medio-bassa 25-50% sulle Dolomiti e bassa 5-25% su Prealpi e Pedemontana. Piovaschi, rovesci o temporali interesseranno in modo sparso le zone dolomitiche e in modo locale le zone prealpine e pedemontane. Temperature un po' più alte di lunedì, nella media di notte e sopra la media in modo leggero o moderato di giorno. Venti sulla pianura generalmente deboli o moderati con direzione variabile. A regime di brezza sulla costa e in prossimità dei rilievi. Nelle valli, brezze. In alta montagna, deboli o moderati da nord-ovest. Mare calmo o poco mosso.